una pila di rottami. Portatili, vecchi portatili, semidistrutti. E adesso ho intenzione di provarli e di eliminare quelli che non sono recuperabili. Questi sono stati recuperati per scopi, diciamo, estetici, per allestimenti di, come dire, di tornei, di giochi di ruolo, soft air, in cui si dovevano allestire delle stanze piene di computer, però finti, in quanto appunto guasti. Però sono decisamente troppi e li devo eliminare, quindi ho deciso di tenere solo quelli che funzionano e hanno, diciamo, un qualche significato storico o comunque una qualche utilità. Ho provato questo e guarda un po', si accende e funziona. C'è un Windows XP. Guardate che meraviglia. E quindi mo, ecco, probabilmente non funziona il tasto del mouse. Non funziona il mouse ed ecco perché è stato buttato. È stato buttato perché non funziona questo. Va bene, proseguiamo. Continuiamo a provare. HP non si accende. Morto. Diciamo compact HP. Alimentatore ficcato. È un tedio. È un tedio. Ma adesso guardiamo velocemente questa pila di schifo. Questo potrebbe essere un pezzo storico, però è semidistrutto e forse al museo ce l'abbiamo già. E vi ricordo, cercate su Google Museo dell'informatica funzionante. Quindi questo mi sa che non lo so. Forse lo terremo per pezzi. Allora, questo ha l'aria di non essere funzionante. Però lo schermo è sano, io lo schermo lo terrei perché può essere utile per farci delle cose, collegato a schede, quindi smonteremo questo schermo e butteremo la carcassa. Quindi si tiene. Ora le cose che si tengono le metterò qua. Poi, pezzo schifo, pezzo di autoradio schifo. Questo era un Lifebook, schermo con problemi di degradazione della plastica, come potete notare. Plastica degradata, questo è un problema di molti computer portatili storici o vecchi. Si sente l'odore di aceto, acido acetico. Questo è un foglio di acetato che si è degradato. Fortissimo odore di aceto, molto interessante. Tastiera Quartz, quindi va assolutamente gettata via. Ops, era già smontato. Qua c'è una bustina di viti. No, c'è un adattatore hard disk. Questo lo conserviamo perché non si sa mai, questi adattatori. Per il resto non mi sembra che ci sia altro. Vediamo. Vedo un lettore CD-ROM. Non riesco a trovare l'hard disk. Va bene, vedremo cosa c'è qua dentro. Proseguiamo nella nostra analisi. Questo non serve a un cazzo. Toshiba. Orrendo. Non perdo neanche tempo a provarlo. Anche se quasi quasi. Io sospetto che non abbia hard disk. Ma vediamo un po'. Proseguiamo. Non funziona. Grazie al cazzo che non funziona. Poi. Acer Aspire. Dio. C'è scritto Dio. E io credo proprio che questo coso non funzioni. Guarda, per, giusto per gioia,
se ci riesco senza scassarlo, tiro fuori la CPU. Disarticolata con violenza, una CPU, non si sa mai. Questo via. Poi qua cosa c'è scritto? Questo è un Acura Portables, non si vede, eppure io lo vedo. Non c'è hard disk, non perdo neanche tempo a guardare. Beh, dai, vediamo se ci sono le RAM. Magari mi avvicino un attimo, perché qualcuna di queste vitine noi comunque le conserviamo, che le vitine dei portatili non si sa mai. Squartiamo e non c'è la RAM, e quindi anche questo se ne va a fanculo senza passare dal via. Holidata KO, c'è scritto KO, schermo 4 terzi, condizioni pietose, cerniera rotta, niente. Io suppongo niente hard disk, niente RAM, perché qua vedo che è stato già aperto. Niente scheda wifi, quindi via. Non accende. Grazie al cazzo, via. Non si vede. Dell, eppure anche questo io lo vedo. Se voi lo vedete, lasciatemi nei commenti se voi lo vedete questo portatile, perché qua c'è scritto che non si vede. Eppure io lo vedo. Ma qua abbiamo uno schermo. No, uno schermo in condizioni pietose, graffiato. Guardate che bella tastiera. Questo finisce direttamente nella spazzatura. Proseguiamo. Pezzo di portatile senza schermo, probabilmente usato per... Una parte di me dice tienilo, un'altra parte di me dice buttalo via. Lo so, però io lo apro giusto per vedere cosa c'è dentro. Potrebbero esserci disco, memorie, ma ne dubito. Lo aprirò con inaudita violenza, perdendo le viti. Allora, qui c'è scritto open, se le viti uscissero io farei open. Se questo cacciavite fosse magnetizzato potrei tirarmi le viti. Ecco qua, così 1, 2, 3, esci bastarda vite del cazzo, esci maledetta. Ecco qua, abbiamo recuperato 3 viti su 4, open, e dentro non c'è una mazzen. Sì, c'è il dissipatore, la CPU, la ventola, però sinceramente non me ne fotte niente, perché non c'è molto da recuperare. Toh, una schedina wifi, va bene. Oh, c'è la memoria però, dai, la RAM, non si sa mai, la salviamo. 1 e 2, DDR qualcosa, e abbiamo salvato la RAM, e il resto se ne va a fanano. Ah, ma qua abbiamo un hard disk, attenzione. Ma quindi c'è una possibilità che questo oggetto funzioni? Può darsi, però noi, se riusciamo a disarticolare questo hard disk dalla sua sede, per capire come cazzo si fa, perché questo coso potrebbe avere un senso di scorrimento. Come si fa? Ah, c'è una vite. C'è una vite di blocco. Ora noi cercheremo di togliere, perdendola. E poi scorre avanti ed esce. Ed ecco il disc. Travestar. Itachi. Immagino da una quarantina di giga. 40 giga, infatti. Bene, abbiamo recuperato un hard disk. E direi che il resto se ne può allegramente andare a fanculo, compresa la ventola. Questo lo chiudiamo. E basta. Spazzatura. È inutile conservare cessi.
vediamo cos'è questo. Questo sembra avere uno schermo intero. Manca hard disk, non si avvia, niente BIOS. Che cazzo me lo sono tenuto a fare? Forse per lo schermo. Che non è proprio il massimo, però si potrebbe riutilizzare. Ci sono delle schede a cui tu colleghi questi schermi e diventano dei piccoli utili monitor, per cui io questo lo metto da parte per un eventuale recupero dello schermo. E questo Acer direi anche. Condizioni pietose, completamente smontato, ridotto a uno schifo, ma lo schermo, se è sano, potrebbe, se si degna di aprirsi, oh sì! Questo schermo sembra sano, quindi questo verrà recuperato per scopi schermatici. MicroStar non si accende. Beh, potrei provare con l'accendino a vedere se si accende. Vediamo, adesso facciamo la prova. Lo schermo è quadrato, non mi interessa. Ora verifichiamo se si accende. Dunque, fatemi vedere se questo portatile si accende, perché se si accende potrebbe valere la pena conservarlo. Allora, per accendere un portatile si prende un accendino e si prova ad accenderlo. Beh, secondo me si accende. Ha un po' di difficoltà però ad accendersi. No. Questo portatile non si accende, quindi lo buttiamo via. Allora, vediamo, Toshiba, questo sarebbe un computerino storico interessante, ma in condizioni pietose, e ne abbiamo già di satellite, satellite. Questo è smontato, mancano tutti i pezzi. Oh, ma forse c'è un hard disk qua dentro? No, la spina dell'hard disk è questa spina, insomma, come cazzo parlo, non lo so. Vediamo se c'è per caso la RAM. C'è la RAM PC 133, ben 128 MB. Conserviamo. Mentre il portatile stesso se ne va a fanano. Ci rimane un Sony Vaio morto, motherboard morta. Peccato, perché i Sony Vaio sono carini. Lo schermo è a posto, quindi lo conserviamo per recuperare lo schermo. E ne abbiamo tre da recuperare. Poi cosa abbiamo qua? Un Asus, una merda Asus, un Asus di merda con due M, molto probabilmente privo di memoria o disco. Vediamo se c'è il disco. Vite, uso della violenza. Come cazzo si apre sto coso? Veramente bisogna usare la violenza. Violenza. Ah, c'è un'altra vite. Va bene. Quindi qua l'hard disk c'è. Lo stiamo recuperando con delicatezza, come potete vedere. Ed ecco qua un altro Hitachi TraverStar da 40 giga. Molto carino, devo dire. E abbiamo recuperato un altro hard disk di portatile, mentre questo cesso se ne va via. Per finire, un ennesimo Toshiba, un meraviglioso Toshiba T8100, che sinceramente potrebbe avere il suo perché. Vediamo se si accende. Questo magari no. Questo non lo proviamo perché ha un connettore talmente stronzo di merda che sinceramente non lo proverò né ora né mai. E ora abbiamo selezionato tutta questa roba che se ne andrà a fanano, verrà spedita a fanano. Questo ho deciso di tenerlo e provarlo. Ho inserito un alimentatore da 19 volt e lui ne vuole 16, ma io me ne fotto. E guardate qua, la spia della batteria si è accesa, quindi vediamo se si accende. Attenzione, ci ha dato dei beep. Manca l'hard disk, lui ha dato dei beep. Hmm.
si vede un cacchio. Però è strano. Chissà se manca la RAM. E infatti manca la RAM. Siccome abbiamo recuperato questa, questa ci entra. 128 e quest'altra. Anche questa ci entra. Vediamo se funziona così. Ecco qua. Picchiamo l'alimentazione, che non è la sua. Proviamo ad aprirlo con una mano. Oh oh. Attenzione, guardate che meraviglia. È bastato ficcare della RAM a caso. Non c'è hard disk, quindi non partirà nulla. Però è sempre bello vedere un ThinkPad tornare in vita. Ora chissà, se si riuscisse a sistemare la cerniera qua che ha spaccato tutte le plastiche, potrebbe anche diventare... un portatile interessante. Va bene, ha un mare di problemi, però al momento io me ne fotto. Beh, a questo punto facciamo le cose per bene, smontiamo i display da questi portatili, così poi li potremmo riutilizzare. E vediamo un po' se riesco a smontarli usando violenza. Partiamo da questo HP. Allora, prima cosa, Cristo, le viti Torx, che palle. Guarda caso, questo cacciavite funziona. Vite Torx buttata. Altra vite Torx, sicuramente sotto questo gommino. Infatti, magnetizziamo il cacciavite in modo da poter prendere ste cazzo di viti e buttarle. Qua ci sarà un'altra vite, infatti. Qui ce ne sarà un'altra, infatti. Qui un'altra ancora, esatto. E qui un'altra ancora. E come vedete la violenza vince. Un'altra vite. Torx, quindi la buttiamo lontano. Via anche questa. Vite Torx la gettiamo e vite Torx la gettiamo. In teoria ora io dovrei essere capace di squartare con la violenza questa parte ed ecco lo schermo. Disconnettiamo. Ah, c'è anche il circuitino della retroilluminazione, quindi vediamo se riesco a tirar fuori lo schermo con tutto il suo supporto, che può essere utile. Sempre bloccato da viti Torx maledette. Maledetto che ha inventato il Torx. Maledetto che sia maledetto nell'anima. E vi faccio notare che io sto usando un cacciavite piatto per queste maledette Torx che getterò sulla strada. Bene. Ora, su cazzi di coso, perché non esce? Perché questo coso non è solo avvitato, eppure pure rivettato. Ma guarda tu se uno deve diventare scemo. Va bene, prendiamo la pinza, cerchiamo la pinza, troviamo la pinza, proviamo a squartare con violenza. Ecco. No, ma non esce. Non esce perché Gesù Cristo è contrario. Niente. Dobbiamo per forza smontare
Va bene, smontiamo le vitine che tengono su cazzi di coso. Quindi cacciavitini cinesi da 1 euro. Cacciavitini a croce, per fortuna. Queste vitine magari le conserviamo, dai. E così ora abbiamo 1, 2, 3. Vi sto mostrando come si smonta un pannello LCD utilizzando violenza. Ed ecco che ora viene fuori come se niente fosse il bastardo. Mentre prima no. Poi abbiamo una vite qui, una qua, vite perduta e un'altra vite qua sopra. Ed ecco che lo schermo finalmente è libero. Però dobbiamo fare attenzione a questo connettore che è qui sotto. Fissato da un alluminio adesivo, perché dobbiamo rimuoverlo con attenzione, perché ci serve che sia rimosso senza danni. Questo adesivo lo mettiamo qua. Ora qua c'è un altro nastro adesivo che va tolto o tagliato utilizzando un cacciavite che non trovo. Eccolo qua. Ecco. Va bene, utilizziamo il metodo Stravinsky. Coltello e tagliamo su cazzi nastro. Ecco fatto. A questo punto possiamo togliere questo connettore e voilà, il pannello è libero. Retroilluminazione ed ecco qua, abbiamo un pannello LCD riutilizzabile. La scheda che si trova online si collega qui a seconda del tipo di pannello, credo che esistano due standard. Si collega qui, qui si collega la retroilluminazione e la scheda ha tutta la logica per far funzionare un pannello di questi come se fosse un cazzo di schermo, insomma. Lo mettiamo qui sotto, questo computer se ne può andare a fanculo. Va bene, vi risparmio il tedio di vedere questo delirio di lavoro fatto sugli altri portatili. Grazie.